sapone a forma di blatta, cioè, ma manco se me lo fa Chanel. Questa cosa era talmente cringe che mi è risalita dal naso, probabilmente. Saponetta a forma di WC da mettere sopra il water, cioè, è geniale, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine. Bentornati in questa nuova reaction della mia rubrica WTF. Dovete sapere che io ho proprio una playlist su Facebook di tutti questi video, suggeritemi da voi. Ce n'è proprio uno che mi è arrivato tipo stamattina e che io da sola mi vado segnando, perché dico, prima o poi lo guarderemo insieme. Se vi piacciono questi video, fatemelo sapere con un pollice in su, commentate l'assurdità di questi video, che io vedo certe cose e mi vorrei strappare proprio la retina. Seguitemi su Instagram, dove finalmente, grazie anche a voi, abbiamo raggiunto i 45.000 iscritti. Su TikTok, e vi piace il mio rossetto, vi piace la natura, il pianeta, i cosmetici, il make up, mia tinta labbra, cioè le mie sono 5, naturale, biologica, senza trucco cosmetics, bio liquid tint, questa è la numero 02, la intense nude, e le trovate in vendita su Amazon con spedizione gratuita. Un orecchio nell'alginato. Vi ripeto che l'alginato è una delle cose più pericolose, perché si solidificano in pochi secondi. Rischiate di avere un tappo nell'orecchio e di dover andare al pronto soccorso per fare un sapone a forma di orecchio. Scandaloso. Scandaloso. Perché? Cos'è questa cosa? Puntini bianchi e... cos'è? Che forma? Mamma, sembra ho denti o brufoli con il pus. Questo fa veramente schifo. Massa di alginato, esattamente 7 kg. Dove infilate? Potete restare con la mano lì. Anche lei ha avuto difficoltà. Cioè, l'alginato, solo se siete professionisti del settore, evitate di comprare alginato così, che poi dovete buttarlo. È un sacco, uno spreco. È a forma di dito. Carino. Sì, ma che schifo, fa un'impressione. Mold for soap. Questo, vedi, quando almeno è una formina, poi cos'è? Jean-Paul Gaultier. Mi fa sempre impressione. La zampa del cane nell'alginato. La zampa del... ma perché? È atroce, per pulire le zampe del cane. Cioè, come se io per lavarmi il viso faccio una saponetta a forma della mia faccia. Povero cane. Aspetta, sapone con dentro un ragno. Sapone con dentro... ma chi riuscirebbe a lavarsi con questa cosa? Immaginate la mattina, appena svegli, tutto ragni. Che schifo, anche se sono finti, che schifo. Cos'è? Non capisco, cos'è? Una cosa sferica. Cos'è un occhio che mi guarda mentre... ah, nel water. Bello, simpatico. Questi occhi che guardano direttamente dritti dentro le chiappe. Bello, molto bello. No, blatte, sapone a forma di blatta, cioè, ma manco se me lo fa Chanel. Ma che schifo. Sapone a forma di blatta, qualsiasi cosa che riproduca una blatta, che sia anche fatto d'oro, a me fa vomitare, ok? Che schifo. Inquietantissima questa scena. A forma di piedini di bambolotto. No, non c'è persona viva sulla terra che possa volere una cosa del genere. No, ma veramente, ma che schifo. Per lavare gli occhi. Oh my god! La cosa che mi fa incazzare è che scrivono pure che questa attività è realizzata da attori in un ambiente controllato. Per favore, usare cautela. Allora, io una volta ho fatto l'errore di lavare gli occhi con la saponetta. Cioè, non fatelo mai. La saponetta è così aggressiva che io non ci ho visto per 2 giorni. A parte il bruciore con l'iri che ho dovuto fare comprare. Cioè, io non potevo tenere aperti gli occhi perché mi aveva tolto così tanto... non lo so che cosa mi aveva tolto. La parte più esterna dell'occhio era stata così corrosa e irritata che per rigenerarsi è richiesto 2 giorni.
E io dovrei direttamente mettere due saponette sugli occhi. Io penso che lei sia andata diretta al reparto oftalmologia dell'ospedale. Non fatelo mai, non mettete mai troppo sapone sugli occhi, a maggior ragione saponetta. E non fatelo, potete restare ciechi se avete gli occhi delicati. E no, assolutamente bocciato. Oltre ad essere inquietante da vedere, cioè non va fatto. E il fatto che loro l'abbiano scritto è perché secondo me lei non sarà più riuscita ad aprire gli occhi. Questa non capisco. Forse questa è la meno inquietante di tutti. E questi sono dei vermicelli di sapone. Ma che... per lavare i piatti? Ma perché? Uso una saponetta e non ci scassare le scatole. Alginato? A forma? Cos'era? Aspetta, cos'era? Un water giocattolo. Cioè io dovrei fare una saponetta a forma di WC. Perché? L'autorità massa di 6 kg di alginato da mettere sopra il water. Cioè è geniale ragazzi, è geniale. E questo è un cuore. Io mi sentirei lusingata a San Valentino di ricevere proprio il mio cardio di sapone. Bello, romantico. E questo cos'è? Un tacco? Uno stivale? Ah no, una chiave inglese. Se non sapete cosa regalare al vostro meccanico di fiducia, perché non una chiave inglese di sapone? Io scioccata, ve lo giuro. Io sono sconvolta. Andiamo avanti con queste realistic soap ideas che possiamo facilmente replicare. Questo facilmente mi fa terrore. Già vedo un piede in anteprima. Quando vedo una candela a forma di piede mi fa sorgere un dubbio. Esatto, facilissimo. Chi non ha 5 kg? Che cos'è? Silicone liquido. Dove mettere un piede e poi un litro di sapone liquido per creare saponette. Cioè questa cosa peserà almeno 5 kg e va buttata, è uno spreco, nessuno ce l'ha, chissà quanto costa. E wow, wow, che bel piede sapone. Questa cosa era talmente cringe che mi è risalita dal naso probabilmente. Come può venire in mente di fare, a parte che è enorme quando la termini, io non so voi ma io mi stanco delle saponette, quindi cerco sempre di avere quelle più piccole così le termino e poi passo un'altra, cioè un piede da 6,2 kg. Ma perché schifo, che schifo. Poi se ne va camminando, bellissimo, invitante. Ecco, questa qua bene o male è invece una... è come si dice, una formina che è riutilizzabile. Ok, ma perché la forma da mezzo chilo? E questo che cos'è invece? Un fiore, bello, tipo una peonia. Questa è molto bella, almeno vedete, piccolina, anche presentata bene. Ok, ma no, abbiamo cominciato, ma... no ragazzi, questa è una dentiera. Dove l'hai trovato? Ma che schifo, ma che schifo. Ragazzi, fa schifo, cioè è come se vi svegliate e trovate la dentiera della nonna appoggiata sul lavandino. Anche se sapete che è una dentiera, fa schifo, cioè no, a chi la devo regalare? Il mio dentista. Tremenda, atroce. Qua facciamo a pezzi, questa è la base per fare il sapone in casa, che comunque costa pure caruccio, però è carino, a me piace fare il sapone in casa ogni tanto, è anche un regalo carino. La sciolta, la colore di verde. Ah, ho capito. Sta facendo il sapone tipo massaggiante, credo, che ha questa forma particolare. E questo è anche carino. L'unico problema è che ovviamente appena si consuma quella parte diventa una saponetta normale, ma anche la grandezza, ok, qua ci siamo. Sta dipingendo tipo una spugna, una cosa di silicone. Cosa potrebbe essere? Non aveva dipinto solo due lati, forse non l'ha fatto vedere. Questa è pure carina, anche se secondo me poi l'hanno ridipinta a mano. Allora, questa forma è strana, è molto strana, cosa potrebbe essere? Vediamo se indovinate. Non saprei. Un cane, ed è già dipinto con le sfumature, cioè ditelo che poi bisogna dipingerlo, non potrà venire pure con gli occhi e il naso neri, fa un po' impressione. Che è sta cosa? Non capisco, che cos'è? Rosso, bianco, è un assorbente. Ci potrebbe stare dopo la dentiera. No vabbè, il marrone non lo so che cos'è. Un assorbente integrale? No. Ha una sorta di bruschetta con caviale Philadelphia. Cos'è? Questa è... ah, però queste non sono terrificanti. No, è tipo il biscotto Oreo con i fiori. Questo è pericolosissimo perché i vostri figli, i vostri fratellini andranno a mangiare il sapone, quindi io non lo farei solo per evitare che venga ingerito. Mamma, sembrano brufoli. Oddio.
No, sono lampone. Bella! Sai che la fragranza di lampone, questa è bella perché ve la potete anche portare in borsa. Questa mi piace. Un orologio. Cos'era? Un Rolex? Aspetta. Dai, è carina, a forma di orologio, molto carina. Certo, io eviterei di regalarlo, cioè quella persona che riceve questo regalo ci resterà malissimo all'inizio, dirà oh che bello un Rolex, no, è una saponetta, quindi magari facciamo saponette meno ingannevoli, che ne pensate? E questa cos'è? Con un bicchiere, tagliamo, facciamo la forma di un cerchio, almeno qua comunque abbiamo visto cose più carine, cioè quelle di prima proprio atroci. Cos'è il biscotto della... perché viola? Avete mai visto un biscotto della fortuna viola? Cioè avete fatto cose che erano perfette, identiche alle originali? Ma almeno è un regalo simpatico, no? Sai che il biscotto della fortuna non ha il valore di 10.000 euro di un Rolex, no? Quindi questi erano i più terrificanti saponi solidi, saponette che io avessi mai visto. Mi raccomando, comprate 10 tonnellate di alginato e utilizzate le cose più disparate. La prossima volta le faremo Coca-Cola, di vasellina e di Colgate, perché mi sembra che manchino solo loro a questo punto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande, fatemi sapere cosa è stato più terrificante per voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!